bentrovati amici agricoltori a Battina Greenforma. Dopo aver parlato delle caratteristiche nella scorsa puntata della misura M4, è bene entrare nello specifico e vedere quali attrezzature si allineano con questa misura. E io partirei dal suolo, giusto Roberto? Sì, partiamo dal suolo, dove diciamo la novità rispetto a tutti gli altri PSR è che vengono finanziate attrezzature che debbono sostituire l'aratura e quindi che fanno minima lavorazione. E tra queste dobbiamo assolutamente anche considerare lo strip till, che è effettivamente un po' la novità di questi ultimi anni. Per quanto riguarda il discorso minima lavorazione e sodo, dobbiamo anche considerare una cosa importante, direi, che questo riguarda poi anche quella che sarà la misura M10, le misure agroambientali che appunto finanziano questi percorsi virtuosi. Ci sono aziende che da anni hanno sostituito l'aratura con la semina su sodo, perché si dice che la semina su sodo effettivamente sui cereali vernini, cioè grano tenero, grano duro e orzo, funziona bene. Ad esempio sul mais molto meno, ma sui cereali vernini funziona bene. Però c'è da dire che è sempre una pratica piuttosto difficile da applicare, cioè che comporta comunque dei rischi, perché abbiamo sempre detto che per fare sodo bisogna che i terreni non siano calpestati, che i residui culturali siano distribuiti in un certo modo, quindi diciamo l'agricoltore si deve preparare, perché altrimenti perde in quintali e quindi perde in reddito. Sta di fatto che anche nella mia zona, cioè nel bolognese, dove in particolare grandi aziende da 7-8 anni hanno sostituito o perlomeno hanno affiancato all'aratura il sodo per vedere che cosa succedeva, in particolare sul grano duro, da 2 anni hanno pensato di inserire la minima, quindi per capire come si comportano questi 3 diversi sistemi di gestione. E da 2 anni sta saltando fuori che effettivamente la redditività maggiore si ha proprio con la minima lavorazione. E questo la dice lunga, perché addirittura un'annata come quest'anno i conti dicono che il risultato finale, quindi diciamo il risultato dei ricavi meno i costi, ci porta a oltre 51 euro per ettaro a favore della minima lavorazione rispetto all'aratura. E il sodo invece ha dato molto meno, quindi praticamente vuol dire che si è risparmiato 200 euro per ettaro con la minima lavorazione rispetto all'aratura, ma si ha avuto diciamo un notevole vantaggio a livello di produttività, quindi diciamo il grano duro effettivamente ha prodotto di più e direi molto di più rispetto al grano duro su sodo. Quindi questo l'agricoltore lo deve considerare, perché in definitiva il sodo è una gran tecnica dal punto di vista ambientale, ma è molto difficile dal punto di vista agronomico nella sua applicazione. Che poi logicamente ci sono delle attrezzature specifiche per la semina sul sodo. Sì, in effetti serve un'attrezzatura particolare, una seminatrice particolare, ma serve soprattutto per seguire dei concetti di un certo tipo, come ha detto Roberto. E credo che un agricoltore che di solito utilizza o ha utilizzato l'aratura, l'erpicatura, non sia così preparato a questa tecnica di cui ci ha parlato Roberto, mentre invece se utilizzasse la minima lavorazione, secondo me è l'esatto compromesso tra un'agricoltura tradizionale ed una super innovativa come quella del sodo. Quindi credo che questa sia veramente qualcosa di importante da tenere in considerazione, tanto che faccio un esempio molto semplice: acquistare oggi una seminatrice da sodo, perché di questo si parla, si va dai 30 ai 40 ai 45 mila euro a seconda del marchio che si decide. Guardate che con questo investimento si possono acquistare 2 macchine per farla minima, utilizzabili poi anche in condizioni diverse e magari su un campo in cui si vuole continuare a fare un'agricoltura tradizionale, perché ricordiamoci che un CLC o un QualiDisc, che sono le 2 macchine più importanti per la minima che Kernel propone, possono essere utilizzati anche post aratura per raffinare il terreno oppure per ripuntarlo nei periodi invernali dopo il terreno di gennaio, quando ha preso il gelo. Quindi è importantissimo tenere in considerazione questo per il discorso che si diceva prima del ritorno degli investimenti. Quindi stessa spesa, però maggior lavorazione. Ovvio, stessa spesa è una finestra molto più importante da tenere in considerazione, perché l'agricoltore che acquista una macchina da sodo, ragazzi, si utilizza in 20-25 giorni dell'anno, è un investimento fermo. Se tu non segui dei principi importanti, e noi come cultura abbiamo il mais predominante, ovvio che devi stare attento a fare questi investimenti. Quindi qua ritorna il discorso, attenzione, che non so se il contributo PSR è così premiante per un ritorno degli investimenti, anzi credo che non lo sia per nulla.
Ecco, quindi abbiamo introdotto il discorso delle seminatrici e anche qua bisogna un attimino entrare in questa M4. Sì, nel senso che la cosa interessante è che vengono prese in considerazione anche le seminatrici combinate, cosa che prima invece non venivano considerate negli altri PSR, e anche questo la dice lunga. La seminatrice combinata effettivamente è una macchina che effettivamente può essere utilizzata in diverse situazioni, su diversi terreni, a seconda degli andamenti climatici, quindi direi è sicuramente una bella macchina. È una bella macchina e mi intrometto perché può essere utilizzata in diversi modi, come ha detto Roberto. Noi abbiamo dedicato puntate alla nostra S-Drill, abbiamo dedicato puntate a macchine pieghevoli con serbatoi frontali e barre di semina posteriori, e stiamo vedendo che nonostante si parli di macchine a presa di forza, i risultati in termini di ritorno agli investimenti ci sono. Uno, perché salvaguardi il terreno, perché fai molti meno passaggi, quindi le carreggiate ce le dobbiamo dimenticare in un concetto del genere. Due, perché effettivamente con le finestre temporali che abbiamo adesso, purtroppo del tempo, dobbiamo pensare di entrare in quell'ettaro di terreno, parlo di un ettaro come esempio, e finirlo e non pensare più a nulla, cioè quello è lavorato e seminato in un solo passaggio. Questo è fare un investimento di un certo tipo, cioè ponderato. Poi è importante anche fare dei piani agronomici che si possono attuare con l'agricoltura di precisione, e anche questa rientra in questa misura M4. Sì, questo è l'altro grande capitolo, cioè un primo capitolo è il suolo, l'altro grande capitolo è l'agricoltura di precisione. Agricoltura di precisione che, come però abbiamo sempre detto, deve partire dalle mappe di raccolta, cioè nel senso che se non si sa, se l'agricoltore non sa la variabilità produttiva che ha avuto, si dice la variabilità produttiva sito specifica, quindi a seconda dei punti dell'appezzamento ha prodotto di più o di meno. Con le mappe di raccolta riesce a capire dove sono le aree più produttive e dove sono le aree meno produttive, e allora partendo, diciamo, da questo dato di fatto, quindi da questa mappa che costituisce una conoscenza che prima l'agricoltore non aveva, si può predisporre il piano per fare delle semine a rato variabile, una concimazione a rato variabile, addirittura anche una distribuzione diversificata di diserbanti, di diversi principi attivi. Quindi, diciamo, tutta quella tecnologia che effettivamente, insieme ad una gestione nuova del suolo, è quella che ti fa produrre di più e soprattutto razionalizzare molto i conti dal punto di vista dell'investimento sui mezzi tecnici. E questo è l'altro aspetto importante, perché non si spreca nulla. E questo è il concetto che l'agricoltore deve capire e che comunque sul quale deve investire indipendentemente dall'aiuto dello Stato. E quindi qua c'è tutta la parentesi, Sandro, del geospread e comunque dei satelliti. Ovvio, la parentesi del geospread è una parentesi che un agricoltore oggi deve tenere ben chiara, perché abbiamo dimostrato più di una volta quanto è redditizio acquistare una macchina così, a maggior ragione adesso che Kernelan lancia anche la macchina intermedia, se così si può dire, con la stessa tecnologia della macchina importante. Quindi vogliamo un attimino ribadire il concetto del geospread, perché è giusto entrare nello specifico. Il geospread oggi è l'unica macchina in commercio in grado di gestire microsezioni da 2 metri. Questo significa che un operatore in campi difformi otterrà dei risultati fantastici, e sottolineo fantastici, con un risparmio di concime che varia dal 10 al 20-25%. Ecco il ritorno sull'investimento. Un'azienda di 50 ettari che spende 14-15 mila euro circa di concimi all'anno può risparmiare il 20 o il 25%, quindi 2.800-3.000 euro all'anno, che per 5 anni fanno 15.000. A voglia del contributo che ti dà la comunità del 30%, quindi in 3-4 anni ritorno degli investimenti. Ma la cosa importante, come ci diceva Roberto, è che fai le cose fatte bene. Qui è solo un discorso di soldi, ma ricordiamoci che a fianco c'è un discorso in campo fatto come Dio comanda. Una concimazione fatta bene significa un'emergenza costante, non significa vedere campi ingialliti o con chiazze, e quindi tutto si trasforma in maggiore produttività. E poi da questo discorso del risparmio invitiamo gli amici
amici agricoltori a scaricare l'applicazione I'm Calculator, che è gratuita, e si può toccare con mano i risultati, giusto? Questo è un altro mezzo fantastico, totalmente gratuito, che Kvernaland inventa e che rende fruibile a tutti. Quindi provate a capire e simulate il target della vostra azienda per capire quanto sia importante viaggiare con un geocontrollo, con un geospread di Kvernaland. Questa è una cosa importante che consiglio agli agricoltori di prendere in considerazione. Quindi non guardate solo al contributo, ma guardate a quanto tempo serve per ritornare dall'investimento e soprattutto guardate di fare un lavoro fatto bene. Sandro e Roberto, grazie mille per essere stati con noi a Bettina Greenform. Grazie a voi. Grazie a voi. Gli amici agricoltori, noi ci vediamo sempre la settimana prossima, perché torneremo su un argomento davvero molto importante, l'agricoltura di precisione. Quindi ci vediamo la settimana prossima con Bettina Greenform.